Sono quasi le 5 del pomeriggio, le 5 della tarde di un giorno caldissimo, però non sta per cominciare una corrida a Perugia, ma bensì questo concerto. Siamo ancora una volta nel nostro vicoletto fresco dietro al Morlacchi e abbiamo con noi Pietro Tonolo e Mario Raia, che sono rispettivamente il solista di questa big band di Perugia e anche l'ideatore, l'organizzatore, siamo il maestro concertatore di questa orchestra. Andiamo ad ascoltare tra pochi minuti il loro concerto qua al Morlacchi e facciamo qualche domanda per il nostro web magazine, per tutti voi, per capire un po' che cosa sta per succedere. Allora lo chiediamo prima ovviamente a chi è l'ideatore di questa cosa, che è Mario. Mario, dici un po' qualcosina. Dunque, anzitutto buonasera o buongiorno. Io sono il coordinatore di questa orchestra, cioè il direttore musicale. In realtà l'ideatore è Rossano Emili, che è uno dei tanti perugini di questa orchestra. Oggi siamo addirittura in 20 con Pietro, quindi siamo in 19. È un'orchestra stabile, perché noi ci vediamo tutte le settimane per provare, stiamo suonando abbastanza spesso, sono dei musicisti giovani, secondo me fortissimi, proprio alcuni formidabili, insomma alcuni sono ormai già dei veterani come Rossano, hanno già un'esperienza notevole a livello nazionale e non solo. Oggi è un concerto particolare perché Pietro Tonolo non è soltanto il solista del concerto, ma è anche l'arrangiatore e il compositore di tutti i pezzi. Quindi io per la prima volta sono solo direttore, io normalmente con l'orchestra suono anche il sassofono e di solito scrivo gli arrangiamenti, invece stavolta c'è il vecchio amico Pietro che ha scritto tutto, quindi gli passo direttamente il microfono. Allora, quindi non solo come solista ma come arrangiatore di tutti i brani, li hai scelti tu e li hai arrangiati per questa orchestra. Allora raccontaci un po' prima di tutto il tuo ruolo di arrangiatore, poi magari anche dopo in più in generale il ruolo del solista in una grande orchestra. Sì, beh, intanto devo ammettere che non ho arrangiato specificamente tutto il materiale per questo concerto, anche perché io sono, diciamo, un arrangiatore occasionale, non un arrangiatore abituale, quindi però ho raccolto, pur scrivendo un arrangiamento all'anno, passando gli anni a un certo punto non si trova con un repertorio di una certa consistenza, per cui ho raccolto questi arrangiamenti, li ho un po' rivisti e riadattati e li ha proposti a questa orchestra, devo dire con grande soddisfazione, perché sono ragazzi, come diceva Mario, molto motivati, molto preparati, e quindi è una situazione che per me è un lusso, insomma, avere un'orchestra alle spalle in tempi in cui in genere gli organici tendono semmai a restringersi sempre più, piuttosto che allargarsi. Quindi certo, è un grande piacere. Certo. Quanto sono importanti nella formazione di un giovane musicista jazz, perché stiamo parlando di jazz, queste orchestre, il fatto di suonarci, il fatto di militarci? Adesso magari lo chiedo a tutte e due, se volete rispondermi tutte e due. Beh, secondo me sono fondamentali e imprescindibili, perché sono l'occasione in cui un musicista, ad esempio un sassofonista che spesso suona da solo in un quartetto, al massimo in un quintetto, può confrontarsi anche con l'interpretazione, con le pronunce, con l'idea di suono generale, con l'intonazione, quindi ritengo che sia un'esperienza assolutamente fondamentale che tutti noi abbiamo fatto, Mario più ancora di me. Sì, in effetti secondo me è bellissimo per quello che dice Pietro, cioè è bello suonare insieme, quindi c'è proprio una dimensione speciale. Poi l'orchestra jazz ormai ha una tale molteplicità di aspetti, di significati, che insomma può essere veramente un po' tutto al giorno d'oggi. E comunque, se guardiamo la storia del jazz, anche nel jazz moderno, tutti i più grandi solisti, con mi pare pochissime eccezioni, hanno avuto esperienze d'orchestra, insomma, quindi è sicuramente una cosa estremamente formativa, poi ovviamente con diverse proprio accezioni, insomma. Però da Duke Ellington alle orchestre più moderne, insomma, ci sono passati un po' tutti, insomma. Sentite, Perugia, come mai un'orchestra jazz a Perugia? Non è che succede in tutte le città d'Italia, il fatto di avere un'orchestra jazz che può raccogliere addirittura 19-20 elementi, no? Beh, io direi come mai non c'è stata finora. In realtà a Perugia Perugia è diventata veramente una delle città simbolo del jazz in Italia, senz'altro in Europa, ma nel mondo, perché il festival è importantissimo. Quindi c'è una scena di musicisti, in realtà c'è stata una, e credo sia ancora in piedi, una Perugia Big Band, che è un'orchestra più tradizionale della nostra, fatta 30 anni fa e passa da musicisti che magari non erano professionisti. Oggi il livello è molto alzato, quindi c'è questa orchestra con giovani poco più che ventenni e qualcuno un po' più grande.
era inevitabile, insomma, questa è la città del jazz, quindi mi sembra che sono tutti cresciuti all'ombra del festival, anche se poi hanno ovviamente le loro esperienze sono molto stratificate, insomma. L'ultima domanda di questa intervista, Pietro, il ruolo del solista invece, di quello che sta davanti a tutti, no? Cioè, che cosa significa essere, avere dietro 20 elementi che pompano mentre tu fai il tuo solo, trovi le tue idee, ti infili nei meandri di quello che in quel momento ti è dato? Beh, è una bella soddisfazione, poi è una situazione di lusso, come dicevo prima, nel senso che è bello avere anche questa ricchezza timbrica che comunque ispira al solista, gli consente anche di cercare delle sonorità diverse, così particolari. Poi in questo... Quindi adesso, insomma, fra 5 minuti andiamo ad ascoltarcelo e dopodiché vi diremo com'è andata, ma sono sicuro che sarà andata benissimo. Grazie di averci dato un po' di tempo, grazie.